L'Italia è in fermento per l'uscita ormai prossima degli iPad, l'ultimo gioiello della Apple pensato anche per supportare gli e-books. Lanciato in America a gennaio, migliaia di italiani lo hanno già prenotato, ansiosi di averlo tra le mani. E noi di Uniroma TV abbiamo incontrato chi, tra le mani, già ce l'ha. Si tratta del direttore di ricerca scientifica del CNR, Antinucci, che è intervenuto al workshop Editoria di quarta generazione, opportunità e problemi sulle nuove tendenze dell'industria editoriale, organizzato dalla Facoltà di Scienze Umanistiche della Sapienza. Come sono dunque le prospettive di successo degli e-books con l'uscita dell'iPad? Le prospettive sembrano molto buone per via di questo oggetto qui, che arriva adesso in Italia anche, che è l'iPad. E questo qui, come dicevo prima, c'ha una cosa straordinaria, perché c'ha un bookstore per la prima volta. Se questo bookstore funzionerà come funziona l'App Store, noi vedremo un bel avanzamento di quello che è il libro in pubblicazione elettronica. Oltre all'iPad, al centro del dibattito sono stati la fluidità dei contenuti, ovvero la fruizione simultanea in diversi supporti e la possibilità di aggregarli data dal web e dalle ultime tecnologie, e la straordinaria novità editoriale degli e-books, gli equivalenti digitali dei libri. L'e-book sconvolge il mercato del libro cartaceo. Noi probabilmente, come le statistiche affermano, avremo un 5 anni di grande sperimentazione e probabilmente procederemo nel doppio formato cartaceo digitale. Immagino che tra 5 anni ci potremo rivedere e tirare le somme, forse voi sarete nelle condizioni dal punto di vista dei fruttori di poterci dire che cosa è cambiato. Secondo lei quali sono le prospettive del sistema editoriale, quali saranno con l'avvento degli e-book? Ma sicuramente uno scenario completamente da scrivere, anche perché le incognite sono enormi, dal tipo di prodotto di cui stiamo parlando, perché probabilmente non si tratterà semplicemente del libro digitalizzato, a livello di prezzo, le modalità di distribuzione, indubbiamente comunque porterà una grande democratizzazione del sistema. E sono convinto che soprattutto la piccola e media editoria, l'editoria indipendente, che oggi patisce molto problemi legati alla distribuzione, potrà trarre grosso vantaggio dalla trasformazione del contenuto in forma liquida.